Eccoci qui, Federico Gerenicca, Emilio Carelli, c'è anche Francesco Specchia di Libero che ci segue da Milano. Carelli, allora comincio da lei perché diciamo lei è un po' il nuovo big, il nuovo volto dei 5 Stelle. Beh, non mi sento di prendere questa responsabilità, sono uno dei candidati, ecco. Le parlamentari lei non le ha fatte, mi no, sembra? No, non le ho fatte. E come mai hanno deciso di non... ha deciso lei, ha deciso Di Maio? No, come, ho deciso io, ma diciamo che la mia candidatura nasce da una risposta a quello che è stato un appello che Luigi Di Maio ha fatto alla società civile, un appello inclusivo per cercare di portare all'interno del Movimento 5 Stelle anche tante competenze e tante esperienze professionali che possano poi un domani servire per un'eventuale esperienza di governo. E quindi lei cosa ha fatto? Lo ha chiamato e gli ha detto io ci sono? No, io ero già in contatto con i 5 Stelle, l'ho già detto in questi giorni, ero già in contatto perché per lavoro, io lavoro a Sky, negli ultimi tempi mi occupavo di rapporti istituzionali e in questi miei compiti, nei rapporti da tenere con partiti, istituzioni, eccetera, ho organizzato anche degli incontri con i 5 Stelle, normali incontri che una grande azienda editoriale ha con l'esterno. E quindi quando ha deciso quindi, di come avrebbe detto il Cavaliere, scendere in campo. No, nell'ultimo anno li ho incontrati molte volte, si è creato anche un rapporto umano, rapporto di stima reciproca, e quindi a gennaio, quando c'è stato questo appello, ho risposto a questo appello. Quindi Di Maio cosa le ha detto? Quando le ha detto io ci sarei, Di Maio cosa le ha risposto? No, mi ha risposto bene. È stato lei a rispondere all'appello o Di Maio a chiederglielo? Ma è nato da un colloquio, diciamo, quindi non è che c'è stato una... Qualcuno che ha chiesto e qualcuno che si esatto. È offerto. Federico, è la fase matura del movimento, no? Passa attraverso volti come quello di Emilio Carelli, abbiamo visto De Falco, no? Il comandante del famoso... Torna a bordo, virgola, puntini. E poi c'è anche Lannutti, che comunque era stato candidato con l'Italia dei Valori, no? Anche. Come la vedi questa volta? No, intanto io sono contento, diciamo, che per i 5 Stelle esistono anche dei giornalisti buoni, perché noi siamo abituati, diciamo, a critiche molto severe, l'ultima uscita dei Grillo, fume li mangio, così vi digerisco. Se tu mi chiami, io la faccio vedere, anzi Senio Bonini, buongiorno. No, io non ti chiamo. No, ma Federico, hai rivocato qualcosa che abbiamo. Volevo fare un complimento a Emilio, perché, come dire, riabilita, come dire, la categoria agli occhi dei 5 Stelle e degli elettori dei 5 Stelle, insomma, no? Anche Paragone, sono due giornalisti che vengono scelti dai 5 Stelle dopo tante critiche, diciamo, come volti spendibili. Quindi, insomma, non le siamo... parole di Grillo ce le ricordiamo, noi vogliamo riproporvele, gli scontri di Palermo, di Ivrea, ma soprattutto una frase che Beppe Grillo pronunciò a settembre all'uscita dell'Hotel Forum a Roma, che è il suo quartier generale. Sentite che cosa disse proprio nei confronti dei giornalisti. Io vi mangerei tutti per il gusto poi di vomitare. Un minimo di vergogna, voi la percepite per il mestiere che fate, sì o no? Un minimo di vergogna. O perché fate il vostro lavoro da 10 euro al pezzo, che giustifica tutto questo che state facendo, specialmente in questa città. Sulla realtà delle cose, vi ponete un minimo di responsabilità di quello che mandate in onda sui giornali e nelle televisioni? Un minimo di amor proprio per questa terra qua, un minimo, ce l'avete oppure non vi riguarda? Non avete nessun tipo di responsabilità? I giornalisti sono così, sono come li racconta Grillo? Ma io inquadro sempre l'espressione di Grillo nella sua personalità. Cioè Grillo nasce nella sua esperienza professionale come un comico ed è naturale che i comici usino nelle loro espressioni anche espressioni colorite, metafore, cose di questo tipo, lo facevano nell'antichità col teatro greco, col teatro romano, no? Quindi no, questo non per giustificare, però fa parte del suo linguaggio, penso che non lo cambierà mai, ma non lo deve cambiare. Però a Grillo vanno anche tanti meriti, vanno i meriti di aver lanciato quelli che sono i valori del Movimento 5 Stelle, che sono i valori di una politica più sana, più pulita, non legata alla corruzione, senza privilegi, di una giustizia sociale, di un aiuto alle persone meno abbienti in questa società. Ecco, questi sono i valori che noi dobbiamo prendere in considerazione. Però Grillo, quindi il suo linguaggio va bene così? Lei si augura che continui non è che va bene a essere... così, non mi stupisce, ecco, non mi stupisce. Federico?
No, insomma, io penso che quanto più ci si avvicina poi a possibili responsabilità di governo, tanto più, peraltro vedo che sta accadendo, no? Tanto più i toni andrebbero un po' moderati, anche i punti di programma, diciamo, vedo che sono già addolciti, insomma, rispetto a qualche settimana fa. C'era stato il mezzo scivolone sul referendum per l'euro, cosa rimossa, c'era questa opposizione, diciamo, a spendere soldi per esempio per le grandi opere, ed è un altro punto, diciamo, sul quale c'è un ripensamento. Io mi auguro che questo ripensamento continui. Dopodiché, detto tutto questo, io sono rimasto un po' sorpreso, Emilio, devo dirti la verità, dalla, diciamo, scarsità di pezzi visibili di società civile, che è un movimento che pure ha il vento in poppa, è riuscito invece a mettere assieme in queste settimane. Cioè, i nomi che vengono spesi in fondo sono quattro, questi famosi quattro che girano sempre, quello di Lannutti, di De Falco e di Paragone, insomma. A me francamente sembra un po' poco, io mi aspettavo che dopo 5 anni, insomma, anche di presenza in Parlamento, eccetera, il Movimento avesse una capacità di attrazione e riuscisse a fungere da calamita in maniera un po' più forte verso settori puliti della società civile che hanno voglia di impegnarsi in politica. Carai, invece, penso, no, come mai, secondo te? Però i tempi non sono ancora maturi, nel senso che la presentazione delle liste dovrà avvenire entro il 29. Quindi ancora abbiamo una settimana. Quindi avremo altri nomi? Questi sono i primi nomi che sono usciti. Quindi sono possibili ancora delle nomine? Ci dia un'anticipazione, Carelli, lei magari ne conosce qualcun altro? Io non faccio parte delle persone che scelgono i candidati dell'uninominale, però i nomi per i candidati all'uninominale non sono ancora stati pubblicati. Mi risulta che ci siano dentro docenti universitari, imprenditori, professionisti, quindi persone comunque legate a rappresentanze della società civile, categorie di professionisti. Ma lo vedremo, insomma. Quindi io penso che se noi aspettiamo qualche giorno avremo anche una risposta a questo. Noi invece andiamo a Pescara, dove è stato anche Emilio Carelli. In questo weekend c'è stato anche il nostro Max Brod, ci racconta, insomma, queste parlamentarie e questi giorni del partito di Beppe Grillo, o forse di Maio, di Luigi Di Maio. Vediamo il servizio, Max Brod. Questo paese va avanti ad alleanze per caricarsi le poltrone a destra e a sinistra, ma non parla mai di tematiche. Siamo a Pescara, in Abruzzo, al cosiddetto villaggio Rousseau, dove gli attivisti del Movimento 5 Stelle si sono riuniti per una 3 giorni di conferenze e dibattiti. Si discute anche di quelli che saranno gli scenari post-elezione. Se il Movimento sarà il partito più votato, proporrà alle altre forze politiche un programma su cui convergere e una squadra di governo fatta di nomi che, dicono, non possono che essere accettati da tutti. La nostra squadra di governo, per la quale andremo a chiedere la fiducia anche alle altre forze politiche, sarà composta da persone che sono capitale del nostro paese. Perché dovrebbero dire di no? C'è una parola che proprio il Movimento non vuol sentir neanche nominare, ed è la parola alleanza. Come mai? Ma perché non la vogliono sentir pronunciare nemmeno gli italiani. Hanno visto dall'alleanza, cosiddetto patto del Nazareno, all'alleanza dei progressisti del 95. Questo paese va avanti ad alleanze per caricarsi le poltrone a destra e a sinistra, ma non parla mai di tematiche. Perché è proprio sui nomi che non si può discutere, o quelli proposti da voi o niente? Ci concentreremo sul cosa, anziché sul chi. Dobbiamo assolutamente mettere da parte anche questo modo di fare i governi. Oggi i governi sono stati realizzati solamente su metto al palo al Ministero degli Interni e metto quell'altro al Ministero degli Esteri. Allora tu sei contento, allora mi dai l'appoggio al governo. No. L'alleanza secondo i politici è andare a governare insieme, finalizzato a spartiamoci le poltrone. Convergenza significa che si discute su un programma comune, o che voi mettete dei punti e chi li accetta può governare con voi? Ci sono dei margini di discussione su tutto, però è chiaro che se io propongo degli investimenti e magari dall'altra parte preferiscono salvare le banche. Voglio lanciare una sfida a tutte le forze politiche italiane. Diteci perché non siete d'accordo con i nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani. Perché ve lo chiederemo la sera del 4 marzo, ve lo chiederemo. Gli scenari futuri rimangono in ogni caso un'incognita legata al voto. E per il 4 marzo Luigi Di Maio lancia dal palco alcuni candidati di punta. Tra loro il giornalista Emilio Carelli, il presidente del Forum Italiano delle Disabilità Vincenzo Zoccano. Io, certo, sono non vedente, però sono anche un cittadino fra i cittadini. E il presidente di ADUSB, Elio Lannutti. Sono onorato dell'amicizia di Luigi Di Maio
La platea però non smette più di applaudire quando a comparire è il comandante De Falco, quello che durante il naufragio della Concordia ordinò al comandante Schettini di tornare a bordo della nave. Io sono un iscritto come gli altri, tant'è vero che ho fatto le parlamentarie. Ma se De Falco ha potuto affrontare le parlamentarie, ad altri invece non è stato concesso. Sono i non ammessi, coloro ai quali è stata rifiutata la candidatura. Alcuni minacciano ricorso, altri sono comunque venuti al villaggio Rousseau. Come l'ha presa? Ma forse anche con un po' di delusione, ma ci sta, fa parte della crescita del movimento, fa parte della crescita delle persone. Dopo 7 anni di attivismo, io la motivazione la pretendo, se no qualcosa non funziona e non è accettabile. Allora Specchia, questo quello che hai visto in questi 3 giorni di Pescara è, diciamo così, il quadro di una forza di governo, oppure, come dice Berlusconi, sono peggiori addirittura dei comunisti nel 94? Ma no, è un partito che si sta conformando praticamente a quell'idea stessa che noi abbiamo di partito. Mi domando, innanzitutto saluto i colleghi in studio, ma poi soprattutto saluto Emilio Carelli, che mi ricordavo, che siamo ovviamente, inutile negarlo, amici e colleghi da tempo, buongiorno Emilio, in bocca al lupo, da quanto era dall'altra parte, molto moderato. Mi ha stupito molto perché mi ricordo Emilio molto moderato, direi quasi simpaticamente moroteo, nel senso che era quello che riusciva a calmare sempre le acque e fare da pacere in qualsiasi situazione, e inserito in un contesto che probabilmente vuole crescere, ecco, mi ha un po' stupito. E volevo chiedere anche, dato che ci siamo, io ti dico appunto, mi ricollego alla tua domanda facendo una domanda anche a Carelli. Non credi, Emilio, tu invece, che adesso, dato che hai preso questa decisione molto importante, ti auguro il miglior futuro, che comunque ci siano delle contraddizioni non solamente nelle promesse elettorali che stanno facendo tutti i partiti? Mario Monti proprio ieri diceva che quando le fa il singolo deputato rischia la galera, e quando le fanno i partiti invece si tratta di strategia elettorale. Soprattutto nei confronti dei 5 Stelle, cioè io, Di Maio, che è una persona squisita anche da un punto di vista personale, certo sta cominciando a fare una pirotecnia di promesse, quei 40 punti che ha promesso di taglio del debito pubblico, per dirti, no? E che lui giustifica dicendo: ma cerchiamo di allargare le maglie del 3%, però vogliamo stare in Europa, e si contraddice, è una contraddizione in termini. Il reddito di cittadinanza, fatto così com'è, io me lo sono andato a vedere capitolo per capitolo come lo strutturano, e non esistono poi le coperture di fatto, si parla di una generica spending review, e abbiamo un debito di cittadinanza che comporterebbe una 25 miliardi di spesa attuale, così vaporizzati dopo i primi anni e giorni di governo. Non ti pare una cosa un pochino eccessiva per te, che sei un moderato, questa cosa? No, la domanda è molto interessante perché mette a fuoco 2 punti importanti del programma. Allora, partiamo dal reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza richiede una copertura del primo anno di 17 miliardi di euro. È una copertura realistica, una copertura ragionevole. Ricordiamo che il governo nel dicembre scorso, per sanare il buco dei Monte Paschi di Siena, ha stanziato nel giro di pochi minuti 20 miliardi di euro per salvare le banche. Quindi, non mi ripetere la giustificazione di Di Maio. No, non sono. Cioè, per dire, non è una cifra irragionevole. Queste cose possono essere giustificabili. Capisco. Per quanto riguarda lo sforamento del tetto del 3%, non dimentichiamo che altre nazioni in Europa l'hanno fatto, e ricordo l'accusa che il commissario per gli affari economici Moscovici ha fatto nei giorni scorsi alla politica italiana, dicendo che se avessero vinto 5 Stelle Lega sarebbe stato un problema politico per l'Europa, che lui stesso, quando era ministro dell'economia in Francia, ha sforato questo tetto. Il presidente del Parlamento europeo, in un'intervista 2 giorni fa, ha detto che non dobbiamo più essere legati a questo tetto del 3%, che si è rivelata una specie di trappola per lo sviluppo dell'economia. Allora, vi faccio vedere Di Maio subito dopo la sigla. Dov'era, Senio? Ovviamente la Pescara, alla presentazione appunto dei candidati, della lista, dei programmi. Come abbiamo detto, non ci sono più i riferimenti alla Fornero, che deve essere abolita, e alla questione del deficit da sforare, ma Di Maio parla anche dell'IRAP. La sigla e poi lo ascoltiamo. Eliminiamo i finanziamenti a pioggia che piovono sulle
piccole imprese che vanno sempre gli stessi, e con quei soldi diamo la possibilità di abolire l'IRAP alle micro imprese, così tutte avranno una tassa in meno e tutte potranno competere sul mercato e vedremo chi sarà il migliore. Tutta quella burocrazia e tutti quei vincoli, lacci e lacciuoli li vogliamo eliminare. Studi di settore vanno aboliti, split payment va abolito, redditometro va abolito, esiste ancora anche se non lo si usa, spesometro va abolito. E poi uniremo le banche dati e vedremo se c'è qualcuno, sicuramente, che sta facendo il furbo, ma forse potremo scoprire qualcuno che hanno sempre nascosto in tutti questi anni. Come la facciamo la lotta all'evasione, togliendo redditometro, spesometro? Allora, tutto parte anche da un concetto. Aspetta, aspetta, allora aggiungo la mia anche la domanda di Specchia, dai. Così. Aggiungo solo una cosa, che quello che ha detto Di Maio è il proclama di promesse, di norme che sono già state abolite di fatto. Per esempio, vi faccio l'esempio del redditometro. Il redditometro è già stato superato nel 2019, sarà superato ufficialmente dalla fatturazione elettronica. Quando si parla di studi di settore, sono già stati superati dall'indice ISA che entrerà in vigore nel 2019 per legge, cioè l'indice di efficienza fiscale. Quindi sì, nel delirio totale, ma va bene perché siamo in campagna elettorale, nelle sparate pirotecniche delle promesse, si fanno anche delle promesse che su cose che sono già state abolite. Quindi allora, cerchiamo di rendere conto. Di Maio ieri nel presentare questa proposta l'ha precisato che il redditometro di fatto era già stato svuotato. Noi ma lui l'ha fa. Precisato, di lui l'ha detta questa cosa. Però tutto nasce da un concetto fondamentale, cioè non vogliamo più che lo Stato consideri il cittadino a priori evasore fiscale e che il cittadino debba continuamente giustificare il fatto di non essere evasore. Sarà poi, per esempio, un accorpamento delle banche dati della pubblica amministrazione a mettere in evidenza se ci sono incongruenze, se persone che sono già state, per esempio, condannate per corruzione possono partecipare ad altri concorsi o possono comunque in qualche modo avere rapporti di lavoro, rapporti anche commerciali con fornitori dello Stato o con altre aziende. E tutto questo verrà alla luce con uno scambio delle banche dati. Questo scambio di dati tra le banche dati della pubblica amministrazione finora non è stato approvato, non è stato voluto. Forse c'è un motivo per questo. Vi leggo questo, il Corriere della Sera stamane riporta, sono i famosi 20 punti, no? Via 400 leggi, meno burocrazia per imprese e cittadini. 2, nuovo lavoro, investimenti per creare nuove professioni e tecnologia per auto elettriche e pubblica amministrazione digitale. 3, reddito di cittadinanza. 4, pensioni minime, 780 euro netti a tutti i pensionati e 1170 euro per coppia. Meno tasse, abbiamo visto. Tagli agli sprechi, stop alle pensioni d'oro e riorganizzazione della partecipata. Sicurezza e legalità, immigrazione, stop al business, tutela dei risparmi, risarcimenti ai truffati. Siamo al 10. Sanità, taglio delle liste d'attesa per tutti gli esami. 11. Famiglie con figli, modello francese, rimborsi per asili nido, pannolini e babysitter. 12. Banca pubblica per gli investimenti. 13. Anticorruzione e mafie. Riforma della prescrizione, giustizia, riduzione della durata dei processi. Green economy, uscita dal petrolio entro il 2050, 16, riduzione debito pubblico PIL, taglia sprechi e lotta alla grande evasione fiscale, scuola, superamento della buona scuola, abolizione del precariato, Made in Italy 18, investimenti 50 miliardi su innovazione rinnovabili, 20, legge Fornero, superare la normativa, attenzione ai lavori usuranti. Siamo sui 150 miliardi più o meno, a calcoli spannometrici, solo l'IRAP sono 22 miliardi, voglio capire dove li trovano, ma va benissimo perché siamo in campagna elettorale. Allora, Di Maio ha anche detto ieri, ha molto precisato, ben precisato, che nei prossimi 2-3 giorni verranno presentati attraverso il blog quelli che sono le coperture di questi provvedimenti. Quindi si tratta di aspettare 2-3 giorni e il movimento darà anche tutte le coperture per queste proposte. Federico, no, vai, studia. No, che studia, voglio gli ho studiati, non è quello il punto. Cioè, che ti devo dire se sono obiettivi condivisibili? Sono obiettivi totalmente condivisibili, ma chi è che è contrario all'accorciamento e alle liste d'attesa negli ospedali? Io mi rammarico che Di Maio, da napoletano, non ha messo nei punti, diciamo, anche lo scudetto al Napoli, lo poteva fare, visto che non gli costava nulla. No, io dico, guarda, se noi andiamo, come dire, sull'analisi dei programmi, i 5 Stelle rischiano di finire triturati, naturalmente, ma non è che gli altri... In che senso? Beh, insomma, un po' le cose che diceva anche Specchia a Milano. Adesso poi vedremo nei prossimi giorni le coperture che indicherà Di Maio. Però attenzione, non è che un problema simile non valga anche per gli altri partiti, perché insomma stiamo sentendo...
A me che cos'è che colpisce? Che a questa vaghezza programmatica, vaghezza diciamo per usare un eufemismo, loro accompagnano anche sul piano della politica, delle possibili alleanze politiche, diciamo delle cose che a mio modo di vedere, per la storia politica di questo paese, non stanno né in cielo né in terra. Cioè loro hanno 20 punti e su questi punti chiedono agli altri di sostenerli. Cioè il PD ne ha 100, potrebbe anche il PD chiedere agli altri di sostenerli. Non si può dire, diciamo, loro fanno le alleanze per dividersi le poltrone, che è un modo, diciamo, un po' becero, secondo me, di spiegare come funziona, diciamo, il governo di un paese. Ma l'obiezione è, allora le volete tutte voi le poltrone? Carelli. Cioè, allora, no, innanzitutto mi sembra che, leggendo questo programma, non si possa parlare di vaghezza, è un programma ben preciso, è un programma ben strutturato, è un programma condivisibile, da parte di tutti, se lo andate a leggere attentamente. Per quanto riguarda il discorso delle alleanze, è proprio la parola alleanza che in questo momento il Movimento 5 Stelle respinge. Perché? Perché considera il discorso della... Che cos'è l'alleanza? L'alleanza è un accordo che tu fai prima del voto per poi spartirsi le poltrone, spartirsi i ministeri, spartirsi gli incarichi. Non spartirsi, eccetera. Formare un governo. Sì, ecco, però... Cioè, è compreso molto questo elemento, è vissuto molto questo elemento. Ecco perché io penso che innanzitutto dobbiamo vedere quali che saranno i risultati elettorali. La sera del 4 di marzo dovremo vedere quanti voti, quanti parlamentari ha il Movimento 5 Stelle e quanti parlamentari hanno gli altri. Perché, diciamo così, la maggioranza di governo in Parlamento si basa poi sui numeri e questo lo sappiamo. Le posso chiedere per chi votava prima? No, io come giornalista non ho mai detto per chi ho votato prima. Però ora come uomo politico magari sarebbe interessante. Non penso di dirlo perché il voto è un fatto riservato, non ho mai detto pubblicamente a nessuno, ma proprio è una mia caratteristica, non ho mai detto a nessuno perché ho votato prima. Dimmi Francesco. No, volevo chiedere a Carelli, sì. Senza chiamare a parlare di alleanza Emilio, parliamo di convergenze programmatiche, che è un nuovo termine che è stato usato giustamente anche da Di Maio nel vostro convegno, ma in realtà poi alla fine ha ragione Geremic, perché se poi dovete governare con l'Italia divisa in tre, a questo punto alla Cesare, qualcosa deve succedere, cioè anche se fate delle alleanze sui programmi, inevitabilmente il partito o la coalizione con cui avrete a che fare vi chiederà un posto da sottosegretario, da ministro, vi chiederà di inserire parti del suo programma nel vostro programma, ma se a un certo punto i 5 Stelle continuano a essere tetragoni impermeabili a qualsiasi tipo di compromesso mangiano politico, solo cuore di bambù, come dice Grillo, no? Esattamente. Quindi mi pare una situazione abbastanza inverosimile, o no? Tu che conosci benissimo la politica perché l'hai masticata per anni da cronista da questa parte della barricata. Ma io penso che i 5 Stelle hanno lanciato in questi anni anche tanti sogni, tante cose stanno per essere attuate, quindi perché impedire di immaginare una soluzione di questo genere? È vero, la vecchia politica prevedeva questo, prevedeva le alleanze, le spartizioni. Quindi secondo lei gli altri partiti daranno il loro consenso al Movimento 5 Stelle senza partecipare al programma di governo? Se cioè, accettano il vostro, 5 Stelle sarà la vi prima, danno il voto sarà di fiducia? La prima forza di governo, noi la sera... Però un compromesso andrà fatto. Com'è? Un compromesso però andrà fatto. No, ecco, il compromesso questo penso che non verrà fatto. Non verrà fatto. Quindi in realtà gli altri partiti vi danno il voto di fiducia senza che nessuno dei punti del loro programma vi se ci sarà una condivisione di valori. Quindi il compromesso va fatto. Quindi una condivisione di valori e non è un compromesso, è una condivisione. È una condivisione di valori e di punti programmati. Ma compromesso non è una cosa negativa. Compromesso è il sale della politica, no? Comunque no? Cioè, non vengo incontro all'altro. Forse fino a ieri lo pensava, oggi, vabbè, no, dai, oggi non lo può dire più. È una convergenza, va bene, dai, magari lo vedevi, lo certo. Senta, tra promesse elettorali di cui parliamo, che riguardano tutti i partiti, in questo siamo equanimi, ovviamente, perché le analizziamo tutte, e poi la realtà spesso c'è una dicotomia, no? Forse se ne è accorta anche Virginia Raggi, no? Nel corso adesso di questo anno di governo della città di Roma, no? Che era, diciamo, è più facile, questo avviene sempre, no? Fare il dai a quando uno non è al governo che poi dopo governare. Lei che giudizio ne dà? Ma io abito a Roma, da diversi anni, pur essendo di Milano, abito da molti anni a Roma e do un giudizio diverso dell'amministrazione di Virginia Raggi, perché Virginia Raggi ha ereditato una situazione veramente molto deteriorata, le cause risiedono nelle amministrazioni precedenti di centrodestra e di centrosinistra, e una grande città come Roma, francamente, non la puoi risollevare nel giro di pochi mesi. Alcune cose sono state fatte, ricordo che
per la prima volta Roma ha un piano smaltimento rifiuti che non ha mai avuto nella sua storia di città, di capitale. Per la prima volta è stata avviata la progettazione e la costruzione di 3 punti di smaltimento rifiuti, invece che darli in appalti ad altri, con tutte le conseguenze di corruzione, tangenti, eccetera, che sono emerse poi nel corso delle indagini giudiziarie di questi anni. Sono stati ordinati 600 nuovi autobus per migliorare il trasporto pubblico. Delle cose sono state fatte. Quindi lei dice, sicuramente la situazione non è peggiorata. La ringrazio.